Buonasera, apriamo questa puntata di Lux in Tenebris dal complesso minerario di Eren. Siamo nel comune di Chandeprà, quota circa 1600 metri. Insieme a noi c'è Giancarlo Cesti, profondo conoscitore delle miniere della Valle d'Aosta. Giancarlo, questo è un sito tra i più importanti dal punto di vista minerario della Valle d'Aosta. Sì, sicuramente è una delle miniere più importanti della regione. È una miniera di pirite cuprifera, anzi per essere esatti di pirite e calcopirite, è stata sfruttata per un periodo notevolmente lungo, documentato almeno 250 anni, per l'estrazione del rame. L'ultimo periodo è stato anche un pochino concentrato sulla pirite, con delle vicende, diciamo delle vicissitudini che sono in un certo senso abbastanza simili alle miniere di Schuck e Servette nel vallone di Saint-Marcel. La storia della miniera di Chandeprà, come abbiamo accennato prima, ha una durata più o meno di 2 secoli e mezzo. Per sunteggiarla proprio brevemente, si può parlare di un primo periodo che risale alla fine del XVII secolo, diciamo inizio XVIII secolo, e praticamente arriva alla fine di questo periodo. Questa prima metà del secolo è stata caratterizzata da parecchie vicende, diciamo questo avvicendarsi di coltivatori, che non hanno però, non sono riusciti, diciamo, a dare un metodo di coltivazione razionale alla miniera. Nella seconda metà del XVIII secolo sono riusciti a organizzare una coltivazione un pochino più razionale. Però questo è durato poco anche perché ci si è trovati di fronte di nuovo a dei concessionari che utilizzavano il cosiddetto sistema di coltivazione a rapina, cioè si cercava di sfruttare tutto il minerale che era immediatamente disponibile senza adottare delle metodologie lungimiranti che erano volte a una coltivazione futura del giacimento, diciamo della miniera. Ci troviamo davanti alla costruzione che ospitava la polveriera. È interessante notare di questa costruzione la gabbia di Faraday. La gabbia di Faraday è praticamente una impalcatura, tra virgolette, in metallo che serviva a evitare che le scariche elettriche, ad esempio dei fulmini, potessero andare a accendere e a far esplodere tutto l'esplosivo che era contenuto all'interno. La geologia della miniera di Eren è particolarmente interessante, anche se non del tutto originale. È interessante perché, oltre alla mineralizzazione e allo studio delle rocce che incassano questi minerali, è possibile collegare questi fenomeni alla storia biologica della Terra e quindi alla formazione dei primi organismi, i più semplici e i più complessi. Nello stesso tempo non è così originale perché lo stesso tipo di mineralizzazione si ritrova nelle vicine miniere di Saint-Marcel, ma anche in Liguria, nell'Appennino o addirittura nell'Oman, nel Golfo Persico o in India. La storia va fatta risalire a oltre 100 milioni di anni fa. In particolare per la miniera di Eren il periodo varia dai 160 agli 80 milioni di anni fa. E bisogna scendere in fondo agli oceani, quando a oltre 1000 o 2000 e a volte anche più metri di profondità si ritrovano le dorsali oceaniche, dove i fondi dell'oceano man mano si allargano e si formano e i magmi del mantello arrivano in superficie formando lave che sono principalmente basalti e che in presenza di acqua incominciano a subire delle prime alterazioni. In prossimità di queste catene vulcaniche sottomarine è prevedibile la presenza di fumarole, esattamente come nei vulcani superficiali. Queste fumarole portano in superficie vapori ad alta temperatura, anche oltre 400 gradi, ma non restano sotto forma di gas a causa dell'elevata pressione delle acque dell'oceano, entro il quale appunto queste manifestazioni si verificano.
L'aspetto interessante è che siccome sono ricche di metalli, rame, ferro, zinco e piombo, ma anche di zolfo, queste fumarole sono spesso nere, da cui il nome Black Smokers. Giancarlo, siamo circondati da vecchi macchinari, da vecchi impianti di trasferimento del minerale. Sì, dunque questa è una parte fondamentale della miniera, direi soprattutto delle miniere che si aprono in zone montane. Quando si parla di stazione di partenza della teleferica, bisogna fare una piccola premessa. Non è che quando il minerale usciva alla luce del sole rimaneva in posto, ma iniziava una seconda parte, diciamo, del viaggio. Di solito veniva immagazzinato in silos, come in questo caso, e mediante queste strutture, le cosiddette tramogge, veniva scaricato a piccole dosi, cioè le dosi che permettevano di riempire le benne di carico della teleferica. Questo binario era quello su cui correvano praticamente i carrelli che sostenevano la benna. Le benne scendevano verso valle con un dislivello appunto fra i 1600 metri e più o meno 350 metri di fondovalle e una lunghezza della teleferica che era di 3200 metri. La teleferica appoggiava nella sua parte intermedia su tralicci anche di notevole altezza, di cui rimane ancora qualche esempio a metà versante, e arrivava quindi alla stazione di arrivo. La stazione di arrivo che è quella che si trova attualmente sul fondovalle, è ancora presente e è stata ristrutturata. Questa è la stazione d'arrivo della teleferica che portava il minerale dalla miniera fino a fondovalle. È visibile ancora una parte originale che era proprio quella dove arrivava la stazione d'arrivo della teleferica. Qui abbiamo un esempio di una benna per il trasporto del materiale con la teleferica, una benna che era appesa, chiaramente manca di alcune parti, per esempio il carrello che appoggiava sulla fune portante, la fune portante che è quella in alto, la più alta. La fune traente scorreva su questa puleggia che abbiamo qui di fronte. Nel 1854 subentrata una società, la società L'Esploratrice, che ha iniziato un breve periodo di sfruttamento, a cui ne sono seguiti altri, di nuovo però con un metodo di coltivazione sempre poco razionale. L'ultimo secolo è iniziato con la concessione della miniera, di tutta l'area mineraria, alla Compagnie Minière et Métallurgique de Haute-Italie, una società belga. Intanto sono stati costruiti i caseggiati, più varie strutture annesse, tra cui la polveriera, eccetera. In più è stata realizzata la funicolare che portava il minerale da quota 1600 a quota di 300-350, cioè il fondovalle nei pressi della linea ferroviaria per Aosta. La realizzazione delle strutture esterne al miniera di Chandeprat, di Eren per essere esatti, è stata realizzata dai belgi
dalla società belga, e hanno realizzato un caseggiato che aveva una lunghezza di 60 metri, quindi aveva già una certa rilevanza, e che ospitava diverse strutture, sia per la direzione della miniera, quindi uffici, il discorso di ricovero dei minatori che rimanevano in zona, oltre a dei locali in cui invece si trovavano delle strutture tipo locale compressori, eccetera. Questo presumibilmente era il locale compressori. Dunque, è il locale sicuramente più ad est, quindi quello più vicino agli imbocchi delle gallerie, e in particolare del ribasso. Il ribasso, che è quella galleria che prosegue per 220 metri e arriva alla base di tutte le camere di coltivazione, i livelli di coltivazione che si trovano nella zona superiore. È dunque molto probabile che da questo locale partissero le tubazioni per l'aria compressa, che erano quelle che alimentavano le perforatrici che lavoravano sui cantieri di abbattimento. Ecco, qui ci troviamo di fronte all'imbocco del ribasso, della galleria di ribasso, quella galleria che entrava all'interno della montagna e portava alla base dei cantieri di coltivazione. L'imbocco stava proprio alle mie spalle, si vede ancora qualche trave che formava la parte superiore del quadro di armatura e i muri laterali che portavano proprio alla galleria vera e propria. Da qui usciva la Decoville, quindi quella ferrovia a scartamento ridotto, sulla quale tramite dei carrelli, carrelli classici della Decoville, il minerale veniva estratto e veniva scaricato nei silos della stazione di partenza della teleferica. Siamo partiti dal complesso minerario e stiamo per scollinare all'interno del vallone. Bene, sulla cresta noi troviamo un vecchio forno che risale al XVIII secolo. Il risultato di queste fusioni era, attraverso diversi processi di fusione e il cosiddetto arrostimento del minerale di rame, era la cosiddetta rosetta. Ecco, le rosette erano quindi il prodotto finale di queste fusioni, erano quelle che venivano portate a valle e poi commercializzate dopo dei processi di raffinazione ulteriori. Ci troviamo dall'altra parte del contrafforte montuoso sui vecchi imbocchi, gli imbocchi del XVIII secolo. Ecco, qui vediamo un imbocco che sicuramente è abbastanza recente, è stato risistemato di recente, perché vediamo che il trave superiore è ancora in buone condizioni, è stato murato. Queste sono le condizioni in cui si dovrebbero trovare tutte le miniere abbandonate. Purtroppo non è così, anche perché spesso questi muri a secco vengono demoliti con degli atti vandalici di poco significato. Tutti questi materiali portati in superficie, lisciviati dalle acque sottomarine e spinti in occasione delle orogenesi, in particolare nel nostro caso la orogenesi alpine, arrivarono fin oltre ai 1600 metri della miniera di Arenne e formarono, da questo bacino che li costituì, che era una parte del Golfo della Tetide, in particolare del bacino ligure piemontese, fino a formare la catena alpina,
Le rocce costituirono le ofioliti, cioè queste pietre verdi che ritroviamo in parte della Val d'Aosta, e queste incrostazioni di minerali costituirono i filoni stratificati della miniera di Arene, con enormi spessori, perché la miniera appunto ha permesso di costituire almeno 10 o forse di più livelli di escavazione. I minerali che ritroviamo più facilmente all'interno di queste rocce, che sono cloritoscisti e mineralizzazioni complesse, sono principalmente calcopirite e pirite, con dei campioni estremamente interessanti, a volte con cristalli grossolani, a volte anche semplicemente con incrostazioni, anche con la presenza del tipico colore verdastro del rame. Giancarlo, questi affioramenti aiutano, sono testimonianze che il rame è presente in zona. Sì, questi sono il classico modo di manifestarsi in superficie, il cosiddetto affioramento, no? Delle mineralizzazioni in rame. Bisogna fare attenzione, gli affioramenti danno un'idea che ci sia quel tipo di minerale in quella roccia e in quel posto. Poi sulla ricchezza del giacimento la cosa è diversa, quindi bisogna fare quelle che si chiamano prospezioni minerarie. I romani vedevano questo, nel Medioevo questo, ecco, e allora erano queste le zone dove veniva concentrata l'attività di ricerca. Poteva andar bene, poteva andar male, spesso e volentieri andava male. Dunque ci troviamo a uno dei vari imbocchi della miniera di Arène, uno degli imbocchi nord, sulla parte settentrionale. Si tratta dei vecchi imbocchi, quindi quelli che risalgono al XVIII secolo. Sono degli imbocchi che erano già di coltivazione, quindi non di gallerie che servivano a arrivare nella zona mineralizzata. Avevamo già delle mineralizzazioni, c'era già un affioramento. Proseguiremo da adesso nella parte in sotterraneo e vedremo un attimino quali sono le condizioni. Il minerale che usciva da questo imbocco veniva portato su in cresta al forno. Sì, è presumibile che almeno una parte di questo minerale venisse portato nella zona dove c'era la parte metallurgica di fusione del minerale vero e proprio. Questi trasporti verosimilmente erano fatti con delle ceste, come descrivono appunto i vecchi testi di arte mineraria, i primi testi di arte mineraria. Ecco. Era sicuramente un lavoro molto duro e sicuramente anche poco redditizio. Abbiamo qui un bel esempio di ripiena con muro a secco per il sostegno della volta. Si trattava praticamente della sostituzione con questi muri a secco che venivano realizzati, e anche con notevole perizia spesso, venivano realizzati appunto per sostenere la volta della galleria. Questo inizialmente veniva fatto con dei puntelli di legno che però poi si deterioravano, e allora quando invece la cosa doveva essere duratura e per esempio si era lateralmente a delle gallerie di carreggio eccetera, si effettuavano queste ripiene che davano una maggiore sicurezza a tutto il lavoro minerario. Giancarlo, quando si dice che le miniere abbandonate sono pericolose? Le miniere abbandonate sono pericolose per questa e altre ragioni. Questa sicuramente è una delle principali, anche perché vediamo un pochino che masso è riuscito a staccarsi dalla volta della galleria. Le due ripiene laterali sono state lasciate quasi intatte, ecco, però diciamo che questo crollo qui è già un crollo importante. Teniamo poi presente una cosa. Quando loro lavoravano,
muovevano il tutto, perché c'erano esplosioni, c'erano perforazioni, c'era un continuo passaggio di persone. Quindi se adesso è un problema momentaneo, basta non entrare e si evita il rischio, allora no, allora dovevano lavorare, quindi dovevano stabilizzare la galleria, se no bisognava addirittura abbandonarla in certi casi. La fase iniziale di sfruttamento della miniera era per rame, quindi per l'estrazione del rame dalla calcopirite. E invece in un secondo periodo del secolo scorso, con il subentrare della società Brambilla, più o meno intorno al 1930, che inizia lo sfruttamento questa volta della pirite per l'estrazione dello zolfo, per la produzione di concimi chimici, eccetera. Con anche in questo caso degli alti e bassi nello sfruttamento della miniera, si è arrivati praticamente fino alla fine, agli anni 50, l'inizio degli anni 50, quando la miniera, diciamo che è stata abbandonata e allo stato attuale si trova del tutto abbandonata e quindi in uno stato anche abbastanza pericoloso in certi suoi aspetti. I pilastri erano abbastanza importanti nella coltivazione dei banchi a, diciamo, struttura principalmente orizzontale, in quanto erano quelli che contribuivano a sostenere la volta della galleria. Spesso e volentieri questi pilastri erano però formati da minerale anche ricco a volte, e allora quando venivano fatte delle coltivazioni poco razionali, spesso e volentieri i coltivatori che succedevano ai primi prendevano questi pilastri e li asportavano totalmente. Allora o si sostituivano subito con delle ripiene, ma se non veniva fatto questo lavoro era quasi automatico che prima o poi la volta cedesse e quindi desse origine alle frane che abbiamo visto prima. Ci troviamo di fronte a un tratto di galleria che è stato armato. Sono stati realizzati i cosiddetti quadri, no? che sono composti praticamente da due gambe, no? E da un cappello, quindi la trave che sostiene praticamente il materiale che sta superiore. Questi quadri venivano realizzati per varie ragioni, in questo caso è più che altro per una questione di sicurezza, per evitare la caduta di materiale dall'alto. È logico che la manutenzione in questo caso è mancata, ormai manca da più di 60 anni ormai, e il legname quindi andrebbe sostituito. Infatti i quadri d'armatura venivano periodicamente sostituiti dal personale di manutenzione della miniera. Qui abbiamo un classico esempio di discenderia. Una discenderia di cui una parete è rappresentata da una ripiena con muro a secco. Muro a secco non solo in questa, ma nella parte inferiore c'è anche la ripiena all'altra parte. Queste sono quelle che vengono chiamate false gallerie in un certo senso, perché sono gallerie che si trovano fra due ripiene, quindi due realizzazioni artificiali. In questo caso ci ritroviamo a vedere la sede della Decoville, che è dove mi trovo io. Ci sono ancora i vecchi traversini dove erano fissati i binari per il passaggio dei vagoncini, e la canaletta di scolo laterale per lo scolo delle acque. Ci siamo addentrati per qualche centinaio di metri all'interno di una galleria conosciuta come il quinto livello nel secolo passato, che era già stata scavata in realtà nel XVIII secolo dal conte di Chalain, che aveva sostenuto anche una spesa non indifferente per questo scavo. E la galleria era stata segnalata come lunga 180 trabucchi. Il trabucco è circa 3 metri e quindi abbiamo una lunghezza che si approssima più o meno ai 450 metri. Qui
Qui abbiamo delle colate di carbonati di rame, indice evidente della presenza di calcopirite nella zona superiore. A questo punto la nostra esplorazione nel sotterraneo è arrivata a un punto terminale, anche perché lo stato di stabilità di questi quadri di armatura in una zona che già è decisamente instabile, perché la volta della galleria abbiamo visto prima da origine a crolli di una certa entità, a questo punto diventa troppo pericoloso proseguire oltre, e quindi penso che la cosa migliore sia sospendere l'esplorazione. Abbiamo comunque visto tante cose interessanti, tante cose che ci hanno fatto capire intanto la dimensione della miniera e come in 250 anni l'uomo sia riuscito a estrarre del minerale, per quanto povero in certi casi, no? Ma abbia si sia sforzato di poter sfruttare questa mineralizzazione. Allora, dal quinto livello della miniera di Rennes, un tempo chiamata Fenicolen, chiudiamo questa puntata di Lux in Tenebris. Grazie e buonasera.